La partita, diciamo che è stata una partita maschia, molto maschia, ben interpretata da entrambe le squadre. Negli episodi potevamo essere più fortunati, la potevamo vincere, non ci siamo riusciti e quindi c'è il rammarico, però niente da dire, quando non si vince si è sempre in torto e bisogna aspettare di rifarci la prossima settimana e di continuare a lavorare con questa intensità. Ripeto, negli episodi non siamo stati fortunati, però tra virgolette non c'è niente da fare, quando non si vince si è sempre in torto. Poi sul fatto di giocare le partite e vincerle, mi prendo sempre le colpe fino a che non vinciamo, perché noi dobbiamo vincere, perché siamo una squadra importante e dobbiamo vincere. La squadra è importante quando vince, quando non vince deve restare umile, deve essere incudine, deve sopportare, deve soffrire, deve lavorare, deve vincere. Vincere, lottare e vincere. In generale, quando non si vince, non si segna, cioè, ci sono le tensioni. Questa è una cosa naturale, che ci sono delle tensioni particolari. Logicamente, chi vuole giocare in posti come questi, che è una fortuna, o allenare come me, che è una fortuna, deve piano piano togliersi di dosso queste tensioni, deve cercare di fare sempre, di trovare il giusto equilibrio per far sì che è lucido al momento giusto.